e per ricordarlo in maniera adeguata abbiamo qui delle persone che l'hanno conosciuto De Visu personalmente, gli hanno stretto la mano, hanno partecipato con lui a qualche impresa di quelle che poi rimangono. Poi avremo un lungo elenco di queste imprese, perché francamente sintetizzare, lo dicevamo prima tra di noi, è molto difficile. Siamo di fronte a una persona che forse anche a noi, suoi compaesani, ha offerto di sé una immagine molto nobile nella sua umanità. Ma proprio perché timido, introverso e modesto soprattutto, ha tenuto nascosto ciò che era il grande livello che la sua passione aveva raggiunto. Adesso ne avremo, questa sera io credo che ne avremo un'ampia possibilità di approfondimento. Sono contento e vi presento subito i testimoni veri di questo incontro con Andrea Ogioni. Il primo, e se posso dirlo anche il più grato, è quello di Gianni Arcari, perché Gianni Arcari, come dice il mio amico Mario Bonatti, che scriveva 20, 30 e 40 anni fa sul Cittadino, era fratello di spirito di Andrea. E poi mi spiegherà in cosa consiste questa specie di legame molto alpino e molto legato al vostro ambiente. E questo fatto ha spinto tutti quanti noi a chiedere ad Arcari di essere disponibile questa sera. Sono molto contento di conoscerlo, non l'avevo mai conosciuto in vita mia. E Arcari, oltre che avere questo rapporto privilegiato con Andrea Ogioni, faceva parte, adesso qui nei miei appunti sarà difficile trovarlo, ma ha fatto parte in quanto esponente del club alpino italiano, anche lei UOI Peleos prima oppure no, signor Arcari? Anche lui ha fatto lo stesso tipo di carriera. Faceva parte della cosiddetta cordata dei fenomeni. Si chiamava cordata dei fenomeni. Arcari, Aiazzi, Nusdeo, Pizzocolo, una specie di piccolo elenco del telefono di grandi scalatori. Ecco, Gianni Arcari è il primo ospite che ho piacere di presentarvi, perché, ripeto, mi rimette in connessione con la storia. Sono molto contento che lei sia qui. In compagnia di Arcari c'è Franco Citerio, che non ha fatto più presentazioni perché è stato per una vita il presidente e l'anima di questo nostro... Grazie mille di questo applauso non richiesto, perché è veramente un bel segnale. Grazie mille. Dopo di lui abbiamo Maurizio Simonetto, che dovrebbe essere figlio naturale, erede, la parte moderna della vita di Andrea. Lui è uno di quelli che di Andrea nasconde molte qualità. Anche lui è un tipo assolutamente underdog, come dicono oggi, e nasconde molto, molto, molto di quello che sa fare e di quello che saprebbe anche insegnare. E per ultimo il signor Cambiaghi, il presidente Enrico Cambiaghi, che si è preso una bella botta. A lui chiederò soprattutto notizie sul Club Alpino Italiano di Villa Santa, perché ho perso un po' il segno, sia dal punto di vista della quantità di iscritti, sia dal punto di vista della scelta delle attività e delle iniziative. Tanto per provocarti, per farti girare le scatole fin da subito, mi sembra che brilliate molto sul piano turistico e molto meno su quello alpinistico. Ho detto una sciocchezza, ma ne parliamo dopo. Se vuoi, vabbè, ne parliamo adesso, però preferirei magari non volevo dopo cominciare in rissa, però sì. Se vuoi dire, no, era una provocazione. No, hai detto una sciocchezza, però ne parliamo dopo. Ecco, benissimo. Allora, riprendiamo il nostro canovaccio dall'inizio. Io volevo partire da Gianni Arcari, non soltanto per quello che ho già anticipato, non soltanto per ragioni di dovere di ospitalità, ma perché con Arcari noi torniamo, non dico con i piedi nella leggenda, però torniamo a parlare di Andrea Ogioni, a cui è dedicato tutto questo nostro incontro, in maniera diretta, in maniera proprio direi vissuta. E quindi io, dall'alto dei suoi 84 straordinari anni, signor Arcari, le chiederei di spiegarmi come mai lei era così intimo, nel senso di compagno preferenziale delle cordate con Andrea Ogioni. Cosa diavolo
avete capito della vostra esperienza di rocciatori? E soprattutto, me lo lasci dire come se fosse uno spot, signor Arcari. Io ho bisogno che lei mi aiuti a scaldare, a risvegliare, non so come dire, a spolverare questa specie di vocazione sacerdotale un po' raffreddata che colpisce sia i sacerdoti che gli alpinisti. Cioè, come mai non nascono più alpinisti, caro signor Arcari? Via, vi dica tutto quello che vuole. Allora, iniziamo da Andrea Gianni. Io l'ho conosciuto, che avevo 16 anni e lui era maggiore 10 anni di me, ne avevo 26. Però veniva giù in Pelle Ossa la sera, al martedì e il venerdì, e abbiamo fatto un'amicizia, cioè un'amicizia anche abbastanza solida. Andrea era il fenomeno dell'arrampicata, perché è stato uno dei più grossi arrampicatori che io ho conosciuto, e con questo ci siamo trascinati finché ero militare, mi ricorderò sempre, e mi giunge la notizia che Andrea è morto. Io ho preso il permesso, sono venuto a casa 48 ore da Males, perché ero nella compagnia di punizioni, bravo com'ero. Vabbè, sono venuto a casa e io ho perso un vero e classico amico di montagna, di cordata. Però dopo Bonatti e Aiazzi, in particolare con Aiazzi, avevo sostituito io l'Andrea. Siamo andati assieme a arrampicare su tante vie con Aiazzi e poi sono venuti tutti i giovani come Simonetto, Mario Bramati, Angelo Erba, Luigi Sironi, che hanno seguito poi la nostra con noi. Finché adesso purtroppo l'alpinismo ha avuto una caduta enorme. Non c'è più nessuno che va in montagna. Gli piacciono tutti fare le pareti con dentro gli speed perché non rischiano niente, ma togliendo il rischio della montagna si toglie la montagna. Fondamentale. Lei condivideva con Andrea un sacco di qualità, molta tensione, molta passione. Ma ci sono due altre cose che lei mi deve spiegare, soprattutto mi deve spiegare in funzione della vostra scelta di vita, del vostro sport. Lei sa che noi qui abbiamo titolato questo incontro con Andrea Gianni con gli occhiali da saldatore, cioè non aveva occhiali da boutique, gli occhiali li prendeva alla Lombarda Petroli dove prendevano soltanto gli occhiali. Questa situazione economica, chiamiamola così, vi ha condizionato, cioè sembra che nella vita di Andrea questo aspetto, che non è primario, viene molto dopo tante altre qualità, però alla lunga, nei confronti di Bonatti per dire il Superman, ma nei confronti anche di altri compagni cordate, nei confronti di certe spedizioni internazionali, questo fatto qui di avere un po' il raggio d'azione limitato abbia un po' condizionato la carriera di Andrea e forse anche la sua. Lei però appare nel... Io volevo sintetizzare, volevo fare una specie di sintesi del suo curriculum, era lungo una... Non ho potuto, per cui le faccio delle domande così un po' campate per aria. Lei, e questo mi piace rimarcarlo, spero di non crearle imbarazzo, lei, dicono le cronache, si aggrappava al conforto della preghiera. L'è vera? Ma sì, anche quello. Io sempre non ho mai odiato nessuno, io ho sempre voluto bene a tutti. Se mi chiedevano, glielo ho detto prima, a Venegono a fare una serata, sono andato anche a Venegono, cioè non ho mai avuto dei contrasti o dei che, per me tutto andava bene, ho portato in giro anche dei preti, quello di Besano, come si chiamava, Don Fermo di Besano, l'ho portato in giro a arrampicare anche lui, che aveva paura,
Vabbè, ma io non capisco la sua paura, gli dicevo. E io ho sempre... Però c'è una cosa da dire. Io ho sempre lavorato. Cioè, non sono un professionista. Facevo l'alpinismo per hobby. Poi dopo, dove lavoravo, mi davano i permessi di andare in giro, perché sono stato 5 volte nelle Ande, 2 volte in Patagonia, 4 mesi in Antartide, 3 volte in Himalaya. Mi davano il permesso e io ci andavo. Però ogni inverno dovevo portare in giro un po' di direttori a sciare, ci andavo anche quello. Per avere il permesso, magari. Signor Cari, un'ultima questione, poi dopo magari riprendiamo il discorso. Un'ultima questione che mi ha sorpreso, perché il vostro sport, per chiamarlo sport, mi induce molto a pensieri di aiuto, aiuto mutuo, solidarietà, umanità, diamoci una mano. Cioè è un po' come se fosse uno sport collettivo, quando si è incordata, anzi forse quando si è incordata, non c'è niente di più unificante e coinvolgente, soprattutto perché siamo in presenza del pericolo. È vero, signor Arcari, che lei venga in sci? Cioè, mi dicono che sto facendo un po' del romanzesco. Cioè, l'alpinista di grido, l'alpinista che è in gara con se stesso, quando è in parete, beh, certo, non è che tagli la corda al compagno per farlo cadere, ma è molto preso dalla sfida con se stesso, è molto preso da sentimenti interiori. Non è vero che siamo incordati assieme, io devo arrivare a toccare il mio fine. È così, signor Arcari? No. Non è vero, cioè siamo incordata perché siamo solidari. Siamo incordata perché siamo legati assieme e c'è una certa amicizia, una certa capacità, una certa... E io anche con Simonetto, quando andavo a arrampicare, eravamo uniti. Poi, se qualcheduno la pensa diversamente, è un'altra cosa. Però io dico una cosa, in montagna, l'alpinista, il 99% ha tutte le paure di questo mondo. Spiego. Perché partendo dal rifugio andare all'attacco della parete? Nessuno parla. Quando mette le mani sulla parete, dopo si parla, si... Davvero? Sì. Come se si fosse sciolto. Sì. Io sono uno di quelli che dice che nel mondo non c'è un uomo che... Però non lo conosco. Sono d'accordo con lei. Bene, per ora grazie. Adesso io direi, Corrado, grazie, di inserire delle immagini. Abbiamo due, diciamo, momenti filmici. Uno è questo, di una dozzina di minuti, se non erro, su cui abbiamo detto che stiamo zitti, nessuno parla. Vediamo le immagini. Le immagini, correggimi Enrico se mi sbaglio, arrivano direttamente dalla famiglia Ogioni e sono patrimonio delle memorie... Prego, Enrico. No, beh, non dalla famiglia Ogioni, le immagini sono un filmato che è stato girato da... Gaudioso, correggimi se sbaglio Franco, e fanno vedere l'Andrea e Josve in grignetta, si chiama Grignetta questo filmato, è un filmato in bianco e nero, si chiama Grignetta, e se vogliamo lo vediamo, ha sotto le sue musiche, il suo video, quindi è un primo filmato in cui si vede l'Andrea insieme a Josve. Siamo in grignetta, siamo qua, se vuoi vederlo Gianni. L'ha fatto Gaudioso, Gianni, perfetto. Ah, sì. Tu l'avrai già visto non so quante volte, Gianni, questo filmato. Se vuoi venire qua di fianco, Gianni, lo vedi anche tu. Bravo, sì, così lo può anche commentare voce alta, eventualmente. Qui siamo, Franco, scusami, appena dopo la guerra, prima del 56 a 50. Ma sì, più o meno l'età è quella, gli anni sono quelli, nel dopoguerra. È un Andrea sedicenne, un Andrea diciassettenne, siamo giovanissimi in pratica, siamo alle prime uscite, quando lui dà corpo a questa passione insana che
pur essendo povero in canna, con gli occhiali da saldatore, i chiodi costruiti nel laboratorio della Lombarda Petroli e tutto il materiale di risulta che può utilizzare in maniera congrua per affrontare queste cose, queste cime, diventano buone per spedirsi. È in compagnia di Ajazzi? Di chi? Di Josva Ajazzi. Di Josva Ajazzi. Ok, vediamolo, grazie. Thank you.
questo era il primo, Andrea Ogioni, era un Andrea Ogioni ancora minorenne, incendiato, signor Arcari, da questa passione. Lei mi diceva poco fa che è stato in roccia fino a 71 anni. Andavo in giro, non più grosse imprese, grosse salite, però vorrei vedere. Sono sempre andato in giro. Vorrei vedere. E alla fine ha capito cos'è che l'ha spinto ad andare in roccia, cos'è che l'ha spinto ad andare a rischiare, cos'è che l'ha attratto di questa scelta folle? L'ha capito? Allora, io andavo sui Resinelli da solo, perché non avevo compagnia. Sono andato al rifugio Sam, quello che c'è lì. Vabbè, comunque al rifugio Sam. C'era Romano Merendi come custode. Quel giorno lì nevicava, io mi sono messo lì da parte, mentre nel salone grande c'era dentro tutta una compagnia che ridevano, scherzavano. Io ero lì da solo perché non conoscevo nessuno. È venuto fuori uno e mi ha visto lì e mi ha detto: cosa fai qua? E io ho detto: io non conosco nessuno lì. Era Andrea Ogioni. Ma dai. È stato lui che è venuto lì a dirmi cosa ero lì a fare. Sul serio? Incredibile, non lo sapevo. E sono entrato nella compagnia. La compagnia era tutta una compagnia che andava a arrampicare. E allora la domenica dopo sono andato assieme e mi hanno fatto fare qualche cosa. E la cosa... E ha scoperto questa passione. Sì. Clamoroso. Sì. Adesso, ultima questione, non mi mandi all'inferno, l'ultima. Non voglio parlare del pilone centrale del Frenè, stasera no. Però mi ricordino, signor Arcari, se ho letto da un articolo di Dino Buzzati o dal libro di Franco Rò, questa frase amara, e volevo condividerla con lei per vedere un po'. In tutta franchezza, preso atto di chi era Ogioni, di questa sua modestia, di questa sua, non voglio chiamarla povertà, ma insomma limitatezza di mezzi, eccetera, unitamente a questa passione smisurata. In tutta franchezza, quali frutti ha raccolto dalla sua splendida vita di alpinista e soprattutto di uomo, Andrea Ogioni? Quali frutti ha raccolto? Allora... Parliamo di Andrea, è morto tanto giovane, perché ha 31 anni, è morto tanti giovani. Io spero che Andrea, in questi anni che ha vissuto, abbia avuto delle soddisfazioni enormi, perché io l'ho trovato anche in Val Venì, l'ho trovato in Val Ferré, quando era a casa del Bonatti, prima il pilone centrale, ed era contento. Penso che questa gioia che ha l'abbia portato fino alla fine. Era proprio intensa, un ragazzo d'oro. Ora, a questo moto, non ricordo più se era Naguzzi o Certu. Per cui lei dice, è andato come è andata, ma lui ha vissuto la sua vita. Ha vissuto la sua vita fino a 31 anni, perché era del 30, ha vissuto la sua vita, l'Andrea. Secondo la sua passione. Secondo il suo carattere, voglio dire. Suo carattere. Silenzioso, un po' schivo, sì. Modesto, giuventino, come ci dirà adesso Franco. Grazie mille, signor Cari. Poi semmai ci ribecchiamo in chiusura di serata. Franco Citterio, applausone. Sì, perché Franco Citterio assomiglia un po' a Andrea Ogioni, parliamoci chiaro, qui si lavora e si produce e i medaglie sono per qui, insomma. Allora, Franco Citterio, dovete sapere che, insomma, è banale che lo dica, è stato un po' un compagno di viaggio per un sacco di tempo, di Andrea, che vabbè, era maggiore di Franco, d'accordo, ma insomma Franco, che ha sempre avuto l'intelligenza dei Citterio, è una materia prima rara. I Citterio sono avveduti, hanno un colpo d'occhio micidiale e soprattutto un cervello che funziona. E lui le cose le vedeva anche quando non accadevano.
Mi ha raccontato degli aneddoti sull'Andrea Ogioni Villa Santese, quindi senza occhiali, senza scarponi, senza danè, che insomma una spolveratina la meriterebbero Citeri. Cioè ci spiega un po' a tutti cosa volevano dire quelle domeniche lì in cui lui non andava, come faceva ad arrivare alla Grignetta spesse volte attaccato ai treni, merci che andavano lentamente. Insomma, mi devi regalare una dozzina di aneddoti dei tuoi. Beh, innanzitutto voglio premettere una cosa. La mia conoscenza di Andrea non era dovuta a un'attività alpinistica svolta con lui o a fianco a lui, niente. Io sono sempre stato attratto dalla passione della montagna in generale. Allora, magari mi intrufolavo dove c'era lui, mi intrufolavo dove c'era il Gianni, mi intrufolavo dove c'erano personaggi famosi della montagna, perché mi piaceva annusarne. Esatto. Quindi tutto quello che io ho imparato, ho vissuto, l'ho fatto attraverso la frequentazione di queste persone qua, senza farne parte alpinisticamente, anche perché avevo un amico con il quale sono sempre stato andato a fare l'escursionista, il Marco Vigladò, Marcot, te lo ricordi Gianni? Ecco, quel ragazzo lì era un buono anche lui, era, si poteva dire, la fotocopia dell'Andrea. E quando si partiva la domenica mattina per andare in montagna, c'era chi andava a arrampicare e chi no. E Andrea, Marco mi diceva, se vuoi venire con me, andiamo in vetta alla Grignetta, andiamo in vetta alle Resegone, però fare arrampicare uno come te, che allora avevi a casa due bambini già, no? Ma sempre proibito materialmente di arrischiare e andare in montagna. Quindi la montagna l'ho vissuta sempre di riflesso. Oddio, ho provato a fare la doppia e sono uscita l'Angelina. Ecco, e allora e quella volta lì sono stato su con Massironi e Luigino Colombo, eravamo lì all'attacco e nessuno dei tre sapeva dove partire. Arriva sul Vasco Ataldo con altri due e mi dicono, dai siete venuti qua prima voi, partite. E noi volevamo vedere da dove partivano. Mi dico, no Vasco, vai avanti tu. Così abbiamo guardato dove hanno preso gli appigli per andare sull'Angelina. Quindi tanto per dire, eravamo un po' fuori di melone, no? Però in generale, ecco, il mio alpinismo è così. È stato poi messo a disposizione degli appassionati Villa Santesi che voleva andare in montagna, si organizzavano le gite, si organizzavano escursioni, contatti con le scuole dove si andava a portare le scolaresche Resinelli, cioè, però tecnicamente molto limitato. Ecco. Esatto, ancora adesso. Ho avuto la fortuna poi di essere incaricato di gestire la sezione di Villa Santa, 27 anni di presidente, poi sono entrati i nuovi ordinamenti del CAI che non permettevano più di... Mi sono andato da fare e ho trovato due successori, lui e la moglie, la Franca, e nel quale ho visto la continuità. E di questo sono stato molto contento. A che numero di iscritti siete arrivati nella stagione d'oro? Il massimo degli iscritti al CAI di Villa Santa?
Eravate la numero uno come quantità di iscritti. Beh, adesso abbiamo, vabbè, se vogliamo parlare, uscire un attimo e parlare del CAI Villa Santa, ad oggi siamo, l'anno scorso abbiamo chiuso 560 iscritti, il numero massimo toccato è stato 630 iscritti, magari poi ne parliamo magari anche dopo se vuoi di questo, però no, no, nel senso, se, penso che la tua domanda era più rivolta a, a quello che lui, però lui... Sì, lui ha fatto 27 anni di presidenza e quindi ha cavalcato dall'inizio fino a quando siamo subentrati prima io e poi Franca, un po' ritrosa, ha visto la crescita della sezione partita da un centinaio quando è diventata sezione di firme per arrivare ai 600 attuali, quindi lui è un po', io lo vedo un po' come la storia, no? Quando c'era lui, però, bambino mio, quando... Grazie del bambino. Alla mattina stabilivano anche dove fermarsi per andare a sentire la messa. Microfono, senza microfono, ti do il mio, no, ce l'hai tu, non so dove l'hai appoggiato, però da qualche parte ce l'hai. Dicevo, il signor Citerio, che è ricco di particolari, mi diceva che negli anni 50, quando partivano alle 6:30 di mattina qui, alle 5, io ero ancora a letto, stabilivano dove fermarsi per la messa. Non solo, c'era chi andava a messa e chi invece addirittura andava a tagliare la barba del parrucchiere. Quell'ora lì andava dal barbier a fare la barba. Perché... Poi la sera ci si fermava e c'era musica e balli, perché quando si partiva la mattina doveva essere una gita giornaliera, cioè si doveva... Era l'occasione di muovere 50 persone per fare una gita collettiva. Adesso invece non vengono più in pullman da lasciare perché alle 2 hanno finito, voglio venire a casa. E come si fa a portare a casa la gente alle 2? È l'alpinismo moderno. Senti, con l'ottica 2024, dov'è il Campachet? Campachet, se tu esci dal portone della Delchi, adesso c'è un parcheggio, superato quel parcheggio lì, in fondo al prato. Da quale portone della Delchi? Portone... Quello vecchio. La strada di via, che va, la strada che va con Corezzo, no? Lì c'è... Prima della rotondina, Esatto. Prima, se... Sulla destra, oltre il parcheggio che c'è adesso delle macchine, il benzinaio, più all'interno c'era questa cascina qua. Quindi era di là, verso la Lombarda? Sì. Non di qui, verso la Nuova Delchi? No, di là. E dal Campachet c'era un sentiero diritto che andava a Lombardo Petroli. La famiglia Tagliabue, titolare della Lombarda Petroli, aveva, Andrea Ogioni, 17enne, va a lavorare alla Lombarda Petroli della famiglia Tagliabue. 17enne, siamo nel 47, è l'anno di fondazione della Lombarda Petroli. È incaricato di guidare il trenino, vero Citerio? C'era un trenino che dalla stazioncina portava i vagoni di olio dentro la Lombarda, e lui guidava questo trenino, ma in realtà i Tagliabue avevano capito che questo qui più che altro lavorava in officina per preparare i chiodi e appena possibile scattava via per andare in montagna. Allora, qual è l'atteggiamento del datore di lavoro? Facciamocelo dire da Franco, perché è bello. Prego Franco. Vabbè. Allora, diciamo che sì, Andrea aveva quel ruolo lì all'interno, però era diventato addirittura una persona da seguire, da appoggiare nella sua passione. E i titolari e i dirigenti della ditta volentieri lo... che poi non erano per me, salvo alcune volte, e lui partiva la domenica mattina e tornava la sera, andava in griglietta, no? Soltanto quando doveva fare qualcosa di importante,
Allora, io ho letto qualcosa che riguardava anche il soccorso. Quando arrivava un SOS per cui qualche scalatore era rimasto in parete, l'azienda Tagliabue gli metteva a disposizione automobile e autista, perché l'Andrea era chiamato ad andare in soccorso. E che, cioè, capitavano cose, amico mio, che appartengono a, vabbè, a un'epoca sconosciuta. Allora quelli bravi, quelli disponibili, facevano parte anche dei soccorsi alpini, no? E quando lanciavano un allarme, i più disponibili... Ma che il tuo principale ti metto a disposizione la macchina con l'autista, non tutti No, non è che succedeva sempre, però capitava anche quello. Comunque, questa famiglia aveva preso, come dire, sotto la propria ala anche questo strano dipendente con questa stranissima passione, e questo, come dire, fa di Andrea sempre di più una persona ricca di qualità e di simpatia. Io me lo immagino guidare questo trenino, che c'è ancora probabilmente, sempre e comunque con qualsiasi tipo di non lo so, cioè delle cose, Franco, che mi sfuggono dalla mente anche per ragioni di carattere anagrafico, però è molto bello immaginare che questo ragazzo qui, che non aveva ancora 20 anni, o anche quando li ha avuti, Dio santo, era in queste condizioni qui anche di lavoro. E poi raccontami quella dei treni merci che andavano lentamente e che venivano, ti ricordi, su cui saltavano su Andrea, non solo lui, per farsi portare fino a Lecco. Fino a Lecco, e poi da lì si raggiungeva la Orca e poi la Valcalonde, la Valcalonde a piedi, con gli zoccoli per non consumare le scarpe da arrampicata. Allora... Trovo il Vasco e mi dice: andiamo in Resinelli a piedi da Lecco. Siamo andati su ai Resinelli e troviamo il Sergione di Sesto, che lui e un altro andavano a arrampicare a Casati, quello là prima della Rosalba. E il Vasco mi dice: vieni con me, socio. Ma che io non avevo mai visto una corda, ma gli ho detto di sì. Siamo andati all'attacco, il Vasco mi butta lì il capo di una corda e mi ha detto: legati. È venuto lì, mi ha legato, mi ha tirato su di peso, per 15 giorni non potevo più muovermi perché mi facevano male tutti. Però mi era piaciuto. Ma tirato su di peso, io lo dico. Passiamo al contributo di Maurizio. Grazie, cari, mi scusi. Allora, Maurizio Simonetto, lo dicevo prima, mamma mia, anche fisicamente, per molti aspetti, mi rievoca la figura di Andrea Oggioni, che ho conosciuto anch'io molto fugacemente, ma che poi leggendolo, è chiaro, ti fai un identikit che ti riporta a certe reminiscenze vissute personalmente. Anche Maurizio non è il re dell'autoesaltazione, ma anche Maurizio è bravo. Cioè, non so se questo profilo emerga, questo profilo alludo a Oggioni. Oggioni era modesto, era di Villa Santa, parlava in dialetto, ma Oggioni nel suo campo era un numero uno. A me lo dice Enrico, quando mi dice: no, tu, Franco, ti stai scordando che prima della fine della sua avventura, che prima ancora delle spedizioni alle Ande e in Perù, Andrea era diventato capocordata di spedizioni molto importanti. E capocordata, mi dice chi se ne intende, non lo fanno il primo che arriva la mattina. Per diventare capocordata devi dimostrare di sapere il fatto tuo, e tecnicamente e dal punto di vista dell'equilibrio psicofisico. Quindi, voglio dire, stiamo parlando di persone che hanno un sacco di qualità, ma brianzolamente parlando le tengono in tasca, le nascondono, hanno un pudore, hanno un sacro pudore. Io a Maurizio, che ringrazio di essere qui, volevo riagganciarmi per proseguire la storia anche di Andrea. Ad esempio, Arcari, una delle frasi che vengono dette quando finisce l'epoca
da rocciatori sia di Oggioni che anche di Bonatti, che poi diventerà esploratore, ma lasciamo perdere. Sembra che lì finisca l'alpinismo classico, poi mi spiegherà lei cosa vuol dire. Io Maurizio chiedo cosa finisce in quel periodo lì, cioè cosa intendiamo noi per alpinismo di roccia classico, vale a dire alludiamo agli strumenti a cui si appigliavano i rocciatori. E voi cosa avete inventato di nuovo per vedere di circoscrivere i rischi e aumentare la resa? C'è stata una svolta tecnologica, c'è stata una scoperta del... così, non lo so. Spiegami un po' questo aspetto. È cambiato tutto. È cambiato tutto. Sì, io non ho vissuto quei momenti eroici qui. Anche sì, no, difatti nel film che abbiamo visto mi viene da sorridere, ma mi fa anche paura, perché ho vissuto parte di quei momenti lì. All'inizio scendevamo in corda doppia così, senza nessuna sicurezza, si arrampicava allo stato brado. Allora, io ho iniziato a 17 anni col Pinela, con Falonieri, perché gli ho rotto le scatole, faceva portami a arrampicare. Sì, era molto bravo, solo che anche lui è morto abbastanza giovane. Andrea è morto giovanissimo, vabbè, perché non sappiamo cosa avrebbe potuto fare, perché quello che ha fatto l'ha fatto in pochi anni, no? E allora niente. Però ho vissuto un po' di quel periodo lì, ma adesso l'alpinismo è completamente cambiato. Completamente, perché... Per favore, Maurizio, cioè... Ma no, si è diviso anche in varie branche, sì. No? Sì, si fa un po' di tutto, l'arrampicata sportiva, non sportiva, le via speed, come dicevo prima, ma anche lì c'è da fare un distinguo, perché ci sono via speed e via speed. Le via speed di fondovalle o chiodate molto bene, vabbè, chiaramente sono alla portata di molti, e ci sono via speed dove la spizzatura è molto lunga e se voli fai voli di 20 metri anche. Guarda, tu stai parlando con me? Io... Sì, no, sto parlando in generale per spiegare un po' com'è. E poi il fatto tecnico, no? Il materiale. Nel film abbiamo visto già l'Andrea e Josve che avevano le pedole di feltro. Si arrampicava con gli scarponi, sì, non so se hai notato. Le corde erano di canapa, vabbè, d'accordo. E lì, io non so sul pilone cosa avevano di corde quando sono morti, però... No, avevano già il nylon. Già il nylon, penso, appunto. Però si arrampicava con gli scarponi. Io, l'Andrea quando è morto, avevo 8 anni, 9 anni. Certo, certo. Non è che l'ho visto, no. L'Andrea, non lo conosco, no? No, io volevo proprio sapere questo, cioè Maurizio. I materiali sono cambiati. Sì, ma tutto è cambiato. Molto, Corde, una volta la misura della corda era di 40 metri. Ai tempi miei, suoi, così. Adesso le corde raggiungono i 60 metri. Nell'alpinismo classico, diciamo così, no? Anche 80, anche 100, però vengono usate in falesia, perché ci sono dei monotiri di 35 metri, allora bisogna avere la corda lunga. Quindi è cambiato l'abbigliamento? Tutto, la parte tecnica è cambiata completamente. Sono cambiate... Non capivo... La corda di canapa era grossa come un pollicione, così per dire anche di più. Adesso le corde sono... come quel mignolo e qua, lo stesso peso. Ma no, 10 volte di più. Okay, no, questo... La corda non si rompe, si rompe se si taglia in un volo, prende uno spigolo, si incassa in una fessura e si blocca, e allora può venire rotta, ma è un caso estremo, no? A te non lo chiedo più, Maurizio, cos'è che ti ha spinto verso la griglia, non te lo chiedo più. Però vorrei capire per quale ragione a Villasanta, e forse non solo, non nascono più quei bambini che quando guardavano fuori dalla finestra della cameretta vedevano tutte quelle cose lì e si incuriosivano di andare a toccarle con mano. Cioè, cos'è che si è rotto in questo fenomeno? Ma non perché lo so, però... La griglia non attrae più, cioè sono ancora con le montagne. No. La griglia attrae ancora, solo che adesso ci sono talmente tanti posti comodi, più o meno comodi, dove abbiamo tutti a disposizione la macchina. Una volta, appunto, si andava in treno, perché... È come andare in ferie, una volta si andava ai Resinelli e si andava. Adesso se non vai all'estero cosa fai?
le ferie, Massimo può andare sui Dolomiti al bianco. Vengono ancora organizzate, cioè, non so da chi, non so, grossi trust bancari, grosse multinazionali, cioè quelle famose spedizioni transoceaniche verso l'Himalaya, verso il Perù, le Ande, cioè queste grandi spedizioni che una volta facevano epoca. Abbiamo una volta... visto ieri sera i due ragazzi lì, no? Della Borda dei Ragazzi. Insomma. Ah, ecco, sì, no, non c'è. Non sono più ragazzi. Cosa però hanno detto? Vedi il livello in cui, che loro sono, c'è gente anche superiore a loro, però sono a livello, io sono sulla Terra, loro sono su Marte. Ah sì? È chiaro. Sono proprio specializzati. Sì, sono gente che... gente, persone che intanto non lavorano, l'Andrea lavorava 8 ore al giorno, l'Andrea come tutto... tutto... Fanno le guide? No, non fanno le guide, sono anche loro accademici, però praticamente vivono da professionisti, no? Arrampicano sempre, hanno gli sponsor, hanno... e vivono così, no? Dopo... E anche lì vedi un cambiamento enorme in queste cose qua, sono bravi, bravissimi, che fanno difficoltà che neanche immaginiamo, eh. Però è cambiato il mondo. Però è cambiato il mondo. Tu dici ai ragazzi, una volta si giocava sulla strada. Certo, adesso invece non giochi più sulla strada. Il paragone è quello lì. I ragazzi hanno in mano il computer, pensano di sapere tutto. Non l'avevo capito. Perché sanno tutto, ma anche non solo i ragazzi, anche quelli della, un po' più giovani di me che prendono internet e sanno già la via, cosa c'è, cosa non c'è, quanto è affollata, quanto... È cambiato il mondo, no, veramente. E questo riporta quella provocazione, scusami, che ti ho fatto un paio d'ore fa, quando si parlava di quel transturismo alpino, di quelle notizie che dicono che in cima a certe vette un po' glamour, un po' come dire alla moda, non so, un po' raggiungibili, ormai ci si mette in coda come la S lunga, cioè tu arrivi con la tua guida che c'ha 8-12 clienti, poi dopo c'è l'altro gruppo, cioè qui ormai si va in montagna come se si dovesse andare al museo non so, del Novecento a Milano, si va come se fosse una scampagnata. Sì, no, c'è molto poca poesia. Ma quello che... Dici che andare... non è da oggi. Se vai alle 3.000 di Lavaredo d'estate non puoi neanche salire. Veramente? È una cosa... Però lì è un turismo di massa, non c'entra niente con l'alpinismo, la montagna. E porta con sé tutte quelle scorie di cui poi si parla. Vabbè, dopo i rifiuti fanno parte del... Sì, no, non parliamone perché ne ha già parlato ieri sera, prego. Parlavo l'altro giorno con Floriano. Floriano abita a Kathmandu, è di Lecco, l'ho trovato l'altro giorno, 80.000 euro ti portano in vetta all'Everest. Sì, sì, ho sentito. 80.000 euro, me lo diceva Floriano. Beh, l'Everest è completamente attrezzato, eh. Cioè non è che... è una corda fissa unica fino in cima praticamente. Un'altra curiosità, secondo voi percorse su queste montagne mitiche, ganiamo su certe ce n'è ancora, ce n'è ancora. E vediamo un po', li stanno vedendo di percorrere, però ormai è rimasto il massimo, davvero? Cioè le cose più quelle possibili, ma comunque secondo me non è così, non è... No, anche sulle Alpi a me fa sorridere la gente che dice non c'è più niente da fare, ti posso nominare almeno 10 zone dove ci sarebbe ancora da fare un sacco di vie, sì, ma devi aver voglia di far fatica, camminare, andare a raggiungere certe pareti, cioè, ma ci sono ancora, solo che siamo ormai tutti abituati a quel mondo qui comodo, no? Maurizio. Nessuno... Maurizio, per esempio in Friuli, verso Tarvisio, di lì ci sono delle montagne bellissime, perché io sono stato dentro a vedere anche il Mangan. Il Tiedro, il famoso Tiedro Consolino, però non c'è nessuno che va a mettere dentro il naso lì, o poca gente, è molto più, sì, molto Consolini. Io so. Siamo tutti presi dalle vie di moda, sì, certo. Che fanno nome, no? Vai a fare certe vie, chi dice, che via è questa qua, ne sono andato. Sono più difficili magari di altre, però è così, il mondo è così. Allora.
grazie. Dopo casomai ne riparliamo ancora di questa cosa, perché tu sei sempre un pozzo senza fondo. Presidente Cambiaghi, dovrebbe toccare a lei a questo punto. Diciamo che ci facciamo dare da Corrado il sottofondo musicale e tu parti con la tua elencazione, sì, di noi... imprese, di pure Enrico, cioè cos'è, è tutto. Allora abbiamo raccolto, non io ma buona parte l'ha fatto il Franco, abbiamo fatto una raccolta di immagini, è un filmato che dura una ventina di minuti, parte dall'inizio, dalla vita di Andrea da piccolo fino ad arrivare alla fine, senza parlare poi molto di quello che è il pilone centrale. E su questo filmato che sta partendo io vi vorrei raccontare un po' la sua storia, la sua vita e quello che lui ha fatto. Ci sarebbe molto da dire. Questo filmato è stato realizzato e ce l'abbiamo in sede grazie a Franco, grazie a delle immagini raccolte. Il tempo ce l'abbiamo, eh? Sì, se loro ci stanno ad ascoltare. Sì, anche perché sì, poi avranno anche delle domande da fare. Vengo lì poi tra di voi e vediamo di sondare il terreno. Allora, partiamo? Grazie Corrado. Corrado, mi metti quello da 20 minuti, l'altro filmato, quello sulla chiavetta che ti ho dato. Volevamo in qualche modo... Allora, intanto che Corrado lo mette, come dico, queste immagini, questo filmato, come quello che abbiamo visto prima, lo potete trovare anche su YouTube, se qualcuno è curioso lo vuole guardare, basta scaricarselo da YouTube, lo può vedere tranquillamente, c'è anche altra roba di Andrea su YouTube. Sì, lo trovate. Questo è, l'abbiamo fatto come Cai Villa Santa, perfetto, ok. E noi su questo abbiamo, è una raccolta di immagini, come vi dicevo, se vuoi puoi anche mettere un goccio di sottofondo, è una raccolta di immagini, è un documento che abbiamo realizzato recuperando vecchie diapositive e fotografie. E sono tutte scattate da Andrea, materiale recuperato, scattato da Andrea ai tempi, che i fratelli di Andrea, adesso è rimasta solo la sorella di Andrea, ci hanno consegnato con la volontà e lo scopo di lasciare la testimonianza che si conserva nel tempo. Inizia con l'immagine di una villa santa dei tempi. Mi ricordo la figura di Andrea, della sua personalità, anche se è passato del tempo, è vivo e presente a Villa Santa. Questo è un modo per ricordarlo. Quello che soprattutto colpiva di Andrea era la sua semplicità, l'abbiamo già detto, che non era un'ingenuità, ma era una genuinità e chiarezza legata a una bontà spontanea che traspariva già dalla sua espressione, prima ancora che dai suoi comportamenti. Andrea racchiudeva in sé tutte le qualità che caratterizzano la gente di questa terra, della terra brianzola, virtù e qualità che poi portava nel suo essere alpinista. Era un alpinismo svolto in purezza di stile e di azione, un alpinismo che lo ha onorato, ma che ha anche onorato il Club Alpino Accademico di cui Andrea faceva parte. Di umili origini, questo è stato già detto, ha potuto, a contatto con la natura alpina e attraverso l'attività alpinistica, esprimere tutte le proprie virtù, essere un esempio di trasparenza e di generosità. In lui si riconosce lo stile del vero alpinista accademico, interprete di quel modo di fare alpinismo che non si limita al puro gesto atletico, ma è un'espressione della natura umana, dove l'uomo, quello vero, è interprete di se stesso. Quella di Andrea è la vita di un uomo che dopo la casa, dopo il lavoro, ha trovato come impiegare il tempo libero nei grandi spazi delle montagne, dei suoi monti, a contatto con la natura per sentirsi un vero uomo. Esempio da seguire per le nuove generazioni. Andrea nasce a Villa Santa il 20 luglio del 1930, primo di tre figli, due maschi e una femmina. Abita la Cascina Riboldi, in italiano, prima del Bado di Campascelli, Cascina Riboldi. Da qui nelle belle giornate si possono vedere, anche se il Campascelli non c'è più, le prealpi lombarde, Resegone e le Grigne. Ogni volta che usciva di casa per andare a scuola e più tardi per andare a lavoro, queste immagini lontano devono aver insinuato il desiderio di scoprire un nuovo mondo, diverso dalla pianura che circondava la sua vita, la vita di tutti i giorni. A 17 anni arrivano le prime esperienze, le prime mance permettono di raggiungere Lecco in treno, poi per economizzare si saliva a piedi ai Resinelli. Erano già 1000 metri di dislivello da compiere con gli zoccoli per non consumare le pedule, con i primi compagni di avventura, tra i quali il concittadino Luigi Appiani. Affrontava le prime arrampicate di terzo grado per arrivare in breve a compiere salite su tutte le pareti e le torri della Grigna. L'apprendimento in Grigna fu breve, alla fine arrampicava meglio di coloro che gli avevano insegnato.
segnato i primi passi, con mozziconi di cordi in canapa e chiodi spilenti per l'utilizzo e i colpi di martello per raddrizzarli sul mattino. I Peleos di Monza l'avevano accolto come uno dei giovani più promettenti e non si sbagliarono. Bonatti e Raiazzi, anch'essi della compagnia dei Peleos, li conobbe sullo strapiombo delle lumache al Nibbio. Ma se questo fu uno dei suoi modesti passi iniziali, in seguito lo vedremo sulla via Oppio al Trozza dell'Altissimo in Brenta, nel 49, ancora con Bonatti e Raiazzi del Trozza ebbe a scrivere: ammirando la misma disco, è la prima grande parete della mia vita. L'anno 48, dopo la primavera passata in Grignetta, nel mese di agosto trascorre le prime vacanze in Dolomiti, dove con Jos, Raiazzi e Baldassare Alini sale lo spigolo piazza della Torre del Lago, sulle torri del Violet. Due giorni dopo ripete l'ascensione con Luigi Rossato e Gigi Vassena. Tornato in Grignetta, continua l'intensatività con Bonatti, culminata con il primo sesto grado sulla cornice al Nibbio. L'anno 49, dal 27 al 29 giugno, la cordata Oggioni, Bonatti e Iazzi compie la prima ripetizione della via Oppio col Naghi Pini sul Crozza dell'Altissimo, nel gruppo del Brenta, una via di 1100 metri di sesto grado sul terreno. Per raggiungere la parete, la località più vicina è Molveno, ma per risparmiare i soldi del viaggio approfittano di un camion diretto a Canfronte. Da lì devono camminare una giornata per raggiungere la salvata, il mattino dopo la sveglia alle 1.30, con 4 ore di cammino arrivano al bivacco. Restano da fare 59 ore in parete con 2 bivacchi. A 19 anni Oggioni aveva già compiuto le grandi Nordi Cassine, lo spigolo Walker alla Grand Jorasse, la Nord-Est in Padile e la Nord-Ovest della Lavagna. Aveva arrampicato sulle montagne della Valmasino e c'era andato ancora in Valmasino con la tuta, la tuta del lavoro. Ce ne volle perché riuscisse a rimediare un vecchio zaino e un paio di scarponi tanto frusti da prendersi a seguito spago e filo di ferro per rimettere in sesto le sue. Alla Ovest di Lavaredo arrampicò un buon tratto e scese a piedi nudi poiché le pietre si erano disfatte. La Nord della Rosa con Mauri, la Gabriele in Civetta. Dal 1 al 4 agosto Andrea, incordata con Aiazzi Alini, sale la prima delle tre Nord-Est Cassini. Siamo sul Nord-Est del Pizzo Badino, la via di 800 metri di sesto superiore. Il Cassini, con Ratti Vitali, ha salito nel 1936. Anche qui sono rimasti 73 ore in parete con 3 bivacchi e 21 ore di tempesta e 24 ore di arrampicata. Era la sesta ripetizione assoluta. Il 13 e 14 agosto Johnny Componati e Emilio Villa compiono la seconda ripetizione, la prima italiana, della Ratti Vitali, un sesto superiore sulla cui strada di terreno. Una parete di 900 metri che viene salita in 34 ore con 2 bivacchi, uno in salita e il secondo in discesa. Già che c'erano compiono la prima in discesa della via Steni con 5 gradi, ma a Courmayeur non si andava tutti i giorni, allora non bisognava perdere l'occasione di essere. Il progetto è notevole, lo spingono Walker sulla nord della Gran Jorasse, via Cassino Esposito Pizzoni, 1200 metri di parete di sesto grado. È il 17 agosto, le cordate Oggioni, Bonatti e Vita Bianchi attaccano la salita. Vento gelido, nubi minacciose, due bivacchi in parete, in condizioni critiche. Dirà Andrea nei suoi diari: mi mancava metà gamba dei pantaloni, strappata in arrampicata. E io e Bianchi, in mancanza del passamontagna, ci siamo infilati in testa i sacchetti del pane. Nonostante la scarsità di cibo e la stanchezza accumulata in quei giorni sul bianco, anche questa impresa si conclude felicemente, tempo impiegato 54 ore con 2 bivacchi. Il 4 settembre di quell'anno Johnny Bonatti e Iazzi compiono la prima ripetizione della via dei Tassi sulla Principe Buffo, sulla cima Campiglio Occidentale, quinto e sesto grado. Ora cercano una via nuova da dedicare al CAI di Monza in occasione del suo 50° anniversario. È Bruno De Tassis da indicare la parete, un tracciato da lui tentato senza successo. Il 6 settembre sono all'attacco e la parete sud della cima di Campiglio Orientale, 700 metri di sesto grado, un dietro di estrema difficoltà li impegna per 8 ore su oltre 10 ore di salita.
Nel 1950 Andrea lo inizia allenandosi in grignetta, si sente molto migliorato nella tecnica e nello stile. Però la tranquillità del momento è turbata dalla morte di un suo compagno di tante scalate. Emilio Villa cade sulla via Comici al Nibbio. La domenica successiva Andrea sale proprio la Comici per cercare di capire a modo suo l'accaduto e per vincere un certo timore che si stava impadronendo di lui. Il 21 e il 22 giugno del 50 con Luigi Galbiati si porta in Lavaredo, dove sale lo Spigolo mezzo rama sulla cima grande. Il giorno dopo salgono lo Spigolo giallo sulla cima piccola. Matura intanto il desiderio di portare a termine la ripetizione della terza delle grandi nordiche assieme. Tornato a Monza, convince l'amico Iazzi e insieme partono per Misurina. Il 30 giugno attaccano la nord della cima ovest. Le difficoltà sono estreme, si alternano al comando. A un certo punto Josva e Iazzi compie un volo tenuto solo da una corda da 10 mm che nello strappo si schioda, si sfibra a metà, ma tiene. Passato lo spavento, dopo altre difficoltà, raggiungono il posto di bivacco. Le sorprese non sono finite. Mentre sono seduti, Andrea si accorge che le sue pietole si sono disfatte. Il giorno dopo, arrampicando a piedi nudi, raggiunge la vetta, accolti da un violento temporale. Senza sacco da bivacco è impensabile fermarsi. Cominciano a calarsi lungo canaloni pieni di neve e di grandine. Raggiungono finalmente il ghiaione, ma per i piedi di Andrea il tormento non è finito. Dirà Andrea: ora mi sento fiero di essere il primo alpinista che ha saputo ripetere le tre grandi vie di Cassino. Ma quello che mi rende più felice è il come le ho salite. Iazzi fu l'uomo che meglio conobbe Andrea nella gioia e nel dolore, in un matrimonio di ambizioni celebrato negli attacchi al bianco che Ogioni conobbe proprio con Bonatti sulla Ratti Vitali alla ovest del Noir, sul Pilastro Rosso e sul Mont Moody. Su roccia sembrava correre verso il cielo, come non curante delle differenze tra le pareti e il piano. La sua equazione era semplice: montagna uguale felicità. E la felicità era ovunque mettesse le mani per arrampicare. Sulla Mazzorama, la Grande, alla cima di Campiglio, sulla Via dei Tassi, sullo Spigolo Giallo, come in civetta, o nell'avventura sul Rondoi con Bonatti. Un'esperienza, quella delle Ande, che poi racconteremo, delle Ande di Apollo Bamba, che lo affrancò da due sentenze di condanna, tanto amare quanto immeritate. Come per Riccardo Cassina, anche per Ogioni vi furono cime negate di condiscutibili motivazioni da Desio e dal CAI, il K2 e il G4. Quegli occhi da ragazzo accusarono il colpo, il cuore si addolorò per aver mancato l'occasione della vita. Ma Andrea non fece una piega, non protestò, né chiese spiegazioni, nemmeno quando per la spedizione al Gasgo 4 un membro della Commissione Nazionale del CAI motivò l'esclusione affermando che la figura di Ogioni non era sufficientemente attraente per rappresentare l'Italia. Però il ragazzo di Villa Santa non sgomitò mai per farsi avanti. Per lui parlavano le arrampicate che andava facendo con un ritmo impressionante, come se il suo stato di grazia non fosse un fenomeno temporaneo, bensì una caratteristica che lo seguiva e lo sollecitava senza interrompersi mai. Era nato primo di cordata e se ne accorsero subito, quasi subito, i suoi compagni. Gli veniva tutto facile, l'istinto gli suggeriva come superare i passaggi di grado superiore. Del resto i gradi superiori gli permettevano di arrampicare meglio, con uno stile che non era elegante come quello di un comici, ma era stile di rendimento e infondeva fiducia in chi lo seguiva. Incontravo talvolta Buzzati il Corriere nel suo ufficio, chino sotto la lampada verde, a scrivere chissà cosa, ma si interrompeva volentieri perché apparteneva alla consorteria di chi amava e frequentava la montagna, e di montagne e di uomini della montagna si parlava. A quei tempi con Buzzati, Graffini, Milan, il Corriere e la Stampa si occupavano spesso di alpinismo e non esisteva salita di un certo valore che sfuggisse loro. Erano belle pagine, le cronache si trasformavano in appassionanti narrazioni in cui spesso entrava Andrea Ogioni. Faccia popolaresca, diceva Buzzati dell'Andrea. Non ho mai visto alcuno che pur in così piccole dimensioni esprimesse un così intenso concentramento di energia fisica. Torniamo un po' alla storia. Il 9 luglio Ogioni Iazzi e Giovanni Perego
salgono la via Ferma al Campanile Basso, Chievo Sud, quinto grado. Racconta Andrea, arrampico lento come se fossi leggermente stanco. Mi fermo sui terrazzini per godere quel sole che purtroppo nelle occidentali, e quindi verso il Monte Bianco, non scalda mai. Qui tutto è diverso. I disagi che si provano sui 4.000 qui non ci sono. Si arrampica su rocce calde, si calzano leggere pedule, si guarda verso la vetta senza la preoccupazione di cercare un posto per il bivacco. Il 12 agosto ritorna sul Bianco, con Ajazzi compiono la seconda ripetizione alla via Burgasser, una via di sesto grado, sulla parete sud del Dente del Gigante. La salita non è stata semplice, il nevischio che non smette, un appiglio che si stacca, un volo che sembra non finire mai, ma uno strappio violento fa capire che Ajazzi ha tenuto la caduta. Lo spavento è stato grande. Nel 1950 si chiude in Grinetta con varie salite, con una puntata nel gruppo del Disgrazia, dove apre una nuova via sullo sperone ovest del Torrione Porco. Il 51 vede Oggioni compiere la sua attività sulle montagne di casa con una serie di saliti con vari compagni. Le risorse finanziarie non sempre permettono uscite. Inoltre una grave forma di otite lo costringe a interrompere l'attività. Il sostegno morale di Jos Vajazzi lo aiutano a superare questo delicato momento. Il 52 vede un'intensa preparazione. Il 1 giugno con Ajazzi sono in Lavaredo, finalmente ripresosi, salgono la via Cassin, parete sud-est della piccolissima, un sesto grado. Il 30 giugno sono in Civetta, dove per vedere se le proprie condizioni sono tornate normali, scelgono la via più difficile del gruppo, il dietro della parete nord-ovest della cima su alto. Sono 800 metri di sesto superiore. Salito la prima volta dalla cordata francese Livanos Gabriel l'anno prima. È la prima ripetizione con due giorni di arrampicata e una notte da via. L'11 agosto sono in Marmolada, l'obiettivo è la via Solda Conforto. Giorni Ajazzi salgono 900 metri di sesto superiore con una giornata di arrampicata resa difficoltosa da continue traversate sotto scrosci d'acqua che scendono dalla parete. Giunte in vetta decidono di scendere perché sono attesi da un amico. Scendono attraverso la via ferrata, raggiungono la base e proseguono per Alba di Canazzei, dove raggiungono a mezzanotte. Due giorni dopo sono a Courmayeur e loro intenzione è ripetere la parete est del Gran Capucino, salita l'anno prima da Bonatti e Ghigo. A Rifugio Torino incontrano due francesi diretti alla stessa meta. Decidono di unirsi, ma una furiosa tormenta li costringe in una ritirata drammatica. Nel 53, dopo le solite salite in Grignetta, matura il progetto di una prima invernale. Con Ajazzi parte per Cortina, meta Tofana di Rozes. 16, 17 e 18 marzo compiono la sesta ripetizione e prima invernale sulla parete sud-est, il pilastro via Costantini a Pollonio. Sono tre giorni faticosi, il primo per un disturbo allo stomaco che costringe Johnny a un bivacco anticipato. Il secondo giorno un grosso sasso sulla testa che colpisce Johnny, fortunatamente senza conseguenze. La salita ha comunque lieto fine e la prima invernale è completa. Tornati a casa continuano l'attività di allenamento. Il 25 e 26 luglio sono in Dolomiti di Brenta. Il progetto è la prima ascensione al Gran Diedro sulla parete est della Brenta Alta. Il primo giorno si limitano a portare i sacchi alla base della parete a causa della pioggia e a ritornare a Brenta. Il mattino successivo con il sole si portano alla base della parete, ma scoprono che qualcuno, per creare loro dei problemi, ha consumato i pochi alimenti che avevano. Solo la generosità di Etassis li ha riforniti del necessario. Due giorni di arrampicata su rocce friabili e traversanti. Un bivacco in condizioni accettabili e finalmente riuscite in vetta. L'11 agosto Oggioni e Ajazzi salgono in Civetta alla via Carlesso Menti, un sesto superiore alla torre di Valgrande. Il 54 inizia con una salita invernale, la via Mirian sulla torre grande di Averau, un quinto grado. La cordata è composta da Oggioni e Ajazzi, Zardini e Michielli. Normale attività fino al mese di settembre, dove il giorno 2 Oggioni, Ajazzi e Etassis nel gruppo del Brenta salgono lo spigo ovest del gemello superiore, prima ascensione di quinto grado, via dedicata a Carla Greco. L'8 settembre altra prima ascensione sullo spigolo sud della Torre Trento dedicata a Gianni Rossi. L'11 settembre affrontano in prima ascensione la parete nord-ovest del Campanile Alto. 16 settembre infine Oggioni e Ajazzi compiono un'altra prima ascensione,
questa volta sulla parete sud del castelletto di Mezzo, un sesto grado di 250 metri dedicato alla memoria dell'amico Renato Scaldini. Il 55 trascorre fino a giugno sulle montagne di casa, ogni domenica in economia, ma a fine giugno finalmente si parte, destinazione Dolomiti di Brenta. Arrivati a Pinzola trovano Clemente Maffei. Siete venuti per il treno? Indietro, chiede. Sì, siamo venuti per la cima d'Ambiezzi. A Rifugio Brentei, Bruno Letassi espone la stessa domanda. Dice che saranno almeno 5 le cordate che intendono fare la S. Proseguendo per il Pedrotti, anche lì la stessa domanda, bisogna fare in fretta. Proseguono per il Rifugio Agostoni. La sera arrivano i trentini Armando Aste e Angelino Morianti, diretti alla stessa meta. Non rimane che accordarsi, in quattro aumentano le possibilità di riuscita. Al mattino attaccano la parete, è un continuo tentativo di trovare la via giusta. Prima a destra, poi a sinistra, affrontando continue cascate d'acqua. Finalmente arrivano al punto di sosta. Il mattino affrontano la fascia gialla con aste in testa. Si riuniscono sul terrazzino per affrontare una fascia di rocce nere che porta alla vetta. Finalmente, tra frastuosi abbracci, la prima ascensione della parete che chiameranno Via Concordia, un sesto superiore, è cosa fatta. Il 25 giugno, con Johnny Conegliazzi, Bonatti e Mauri hanno intenzione di salire la prima salita, lo spigolo sud-ovest del Petito. Trasportano tutto il necessario alla base, cominciano a salire un canalone di 600 metri, che continua a scaricare pietre e ghiaccio. Terminato il canalone, raggiungono la base dello spigolo. Piove, si organizza il bivacco. Il mattino Bonatti passa in testa, nevica forte. Raggiunto un terrazzino 80 metri sopra ci si organizza per il riparo. Il tempo non passa mai. Ragazzi dice, a pensarci bene siamo proprio dei cretini. Con tutte le spiagge gremite di ragazze in costume da bagno, noi per fare i furbi ci siamo cacciati quassù. Non ci sono più viveri, completamente bagnati e congelati, bisogna ritirarsi e scendere. Si arrendono al drutto. La discesa è tremenda, scariche di pietre sconvolgono il canalone, una pietra colpisce Ogioni alla testa. Bonatti lo medica con la neve, l'avventura finisce, poteva andare peggio. Verso la fine di agosto, dopo alcuni giorni trascorsi in Dolomiti, Ogioni apprende che Bonatti ha salito in solitario al Dru. Tra l'ammirato per l'impresa e l'avvilito per non essere stato informato, dice, avrei voluto tanto essere con lui. In fondo quella parete apparteneva un poco anche a me. 5 settembre Ogioni e Agliazzi sono nel gruppo del Gran Paradiso, la pecca di Concord offre un affilato spigolo sud-ovest, ancora inviolato. Attraversato di buon mattino il ghiacciaio, attaccano lo spigolo, arrampicano veloci usando qualche chiodo e affrontano fessure coperte di ghiaccio. Raggiunto una cinghia, notano che 80 metri sopra emerge il grande tetto della becca. Sono raggianti di evitare il bivacco. Alle 3 la vetta è raggiunta. Tirano le somme, è stato un anno movimentato. Vittorie e sconfitte, gioie vissute e pericoli scampati. Una somma di esperienze. Nel 56 Ogioni e Agliazzi dal primo di febbraio sono in Spagna, ospiti di un amico. Accompagnati da 4 alpinisti spagnoli si portano nel massiccio di Montserrat, dove trovano modo di compiere una prima invernale sul Gente Encantado, quinto grado. Rientrati in Italia riprendono la normale attività in Grignetta, intervallato da un periodo in Marmolada, con attività ridotta. A settembre Ogioni e Agliazzi sono nel gruppo della Presanella. L'intenzione è tracciare una via da dedicare all'amico Pierfrancesco Faccin. La scelta cade sull'inviolata parete ovest della Torre Bignani, 700 metri di sesto superiore. Ogioni arrampica senza soste, senza bere, senza mangiare. Andava avanti velocissimo, sempre su difficoltà artificiali, guardando sempre in alto verso la vetta. Stava scaricando una tensione dovuta alla rabbia per la perdita dell'amico. Sente infine la voce di Agliazzi, che gli dice di fermarsi. Trovano un comodo terrazzino poco sotto la cima, decidono di bivaccare. Il giorno dopo concludono la salita, un'altra prima ascensione è compiuta. Nel 57, dopo un'attività di allenamento, il 17 marzo sono nel gruppo delle Pale di San Martino. La loro intenzione è salire la prima invernale alla Solleder sulla parete est del Sasmaor, un sesto grado. Sono 1000 metri di parete, la prima parte è relativamente facile, poi cominciano le difficoltà. Finita la prima parte si fermano a bivaccare, ma durante la notte arriva il brutto tempo, nevica, il mattino non resta che dire addio a Sasmaor. Il 30 giugno Johnny
e a Courmayeur, dove con Bonatti sale la parete nord della Tour Ronde. La stagione praticamente termina qui, dice O'Johnny. La stagione termina con un nulla di fatto, ma quel che più conta con un nulla di rotto. Il 58, il grande sogno di ogni artista è quello di partecipare alla spedizione extraeuropea. Ignorato completamente dalla spedizione del K2, fino all'ultimo sperato nella spedizione al Karakorum al G4, ma come sappiamo fu ignorato. La consolazione la trovano in casa. Occupa il posto lasciato libero da Carlo Mauri nella spedizione organizzata da Giancarlo Figlieri sulle Ande nel sud del Perù. Il 20 aprile partono da Genova con un viaggio di 25 giorni e raggiungono Lima. Il 15 maggio raggiungono Lima. Fanno parte della spedizione, oltre a Frigerio O'Johnny, Romano Merendi, Camillo Zamboni, Gianluigi Sterna, il medico Umberto Mellano e come operatore cinematografico Pietro Magni. Restano a Lima 2 settimane, ospiti nel centro sportivo italiano, e ricevono la visita di molti italiani residenti e vengono ricevuti nel palazzo del governo del Presidente della Repubblica Manuel Prado. Attraverso Arequipa e Puno raggiungono la cordigliera di Apollo Banda. Il 6 giugno piantano il campo base alla laguna Caglion, da dove salgono delle vette inviolate. Il Nevado Anania, 6.020 metri, il Nevado Caglion, 6.080 metri. Trasferiscono poi verso est, verso la Bolivia, dove il 26 giugno piantano il campo base alla Luna Paradiso, quota 5.250. Attorno cime inviolate. Vengono salite le cime Palomani Nord e Palomani Sud, verso 1.120 metri. Il Nevado Fior di Roccia e il Pico Giorgio Chavez, 1.010 metri. Il 3 luglio conquistano 2 cime inviolate, il Nevado Città di Monza, 5.960, e per chi non lo sa, come lo sanno i presenti, il Pico Villa Santa. 1.950. Salgono il Nevado Algerico, 6.000 metri, il Nevado Ciao Pirovio, 6.000 metri. Qui termina l'attività turistica, il 13 luglio inizia quella turistica. Avete visto qui la notte alla Cordigliera. Si attraversano zone selvagge e foreste tropicali, zone abitate da tribù indigene e città storiche. Tornati a Lima il 26 di agosto, partono per l'Italia, dove arrivano il 22 settembre del 59. O'Johnny riprende l'attività in vignetta, ma il 26 febbraio, sul gruppo del Monte Bianco con Roberto Gallieri e Carlo Mauri, compie la seconda salita invernale della parete sud del Vento del Gigante. L'8 giugno con O'Johnny con Carlo Mauri, Roberto Gallieri e Carlo Alter salgono la parete nord del Pizzo Rosso, del gruppo del Berlino. Inizia poi un periodo di importanti ascensioni nel gruppo del Monte Bianco. 19 giugno Johnny Bonatti e Bruno Ferrario portano la prima dimensione alla parete nord del Monte 2. Il 5-6 luglio Johnny Bonatti salgono la prima assoluta al pilastro rosso con la parete sud-est sesto grado. Seguono poi per la cima del picco Luigi Amedeo e per la cima del Monte Bianco immerso in una tormenta di neve. 16 luglio sono a Ripudio di Gamba per un tentativo di salire il filone centrale del Frenel. Il 17 attraversano il colle dell'Innominata, il ghiacciaio del Frenel, si portano alle Rospuglia e salgono al colle del Puterello, attaccano il filone, raggiungono un punto di notte. La notte è freddissima, riempie il ghiacciolo e si ghiacciano le fessure. Il giorno dopo è impossibile mettere il chiodo. Dopo una lunga riflessione decidono di rinunciare, scendendo al colle di Puterei e per la cresta raggiungono a mezzanotte la vetta del Bianco, poi scendendo alla Vallotta. Il 6-7 agosto Johnny Bonatti e Gallieri compiono la prima ascensione alla parete sud-est del Mormudino, 900 metri di parete di quinto grado. Il 16 agosto salgono la parete nord-ovest della Grigola. Il 61 vedo Johnny impegnato nella solita attività di allenamento con Bonatti e Bruno Ferrari e Giancarlo Frigeri ripartono per Lima per la seconda spedizione in Perù. Dopo aver perso alcuni giorni per problemi di sdoganamento, arrivano e cominciano il 24 maggio a mettere un campo base a Mitucoscia a 4.200 metri. Il 26 maggio Johnny e Bonatti e Ferrari conquistano il Paria Nord di 5.100. Il 6 giugno, al secondo tentativo, conquistano il Rondoi per la parete est e la cima nord, 5.820. Rientrati in Italia, O'Johnny, Bonatti e Gallieri salgono a Rifugio Torino.
al bivacco della Force, il 6 luglio salgono la via della Poire al Monte Bianco, il 9 luglio salgono Rifugio Torino con l'intenzione di tentare la salita al pilone centrale, dopo il tentativo fallito nel 59. Va bene, sono le ultime immagini che avete visto. La storia del pilone centrale la sapete, avete visto le immagini, non la ricordiamo, non sarei andato fino in fondo, Franco, mi sarei fermato a questo tentativo. Le ultime immagini che avete visto riguardano quello che è rimasto poi, che c'è ancora tutt'oggi a Villa Santa, che sono, abbiamo visto immagini, io stavo leggendo ma credo di conoscerlo mai a memoria, che sono la sede del CAI dedicata a lui, la scuola Oggioni che porta il suo nome, una piazza che porta il suo nome, per dire quello che era l'importanza di questo piccolo grande uomo per questo paese. Io mi fermerei qua con il racconto di parte di quella storia, ce ne sarebbe molto altra, però è difficile poi raccontare di più. Grazie mille. Ultimi tempi ho avuto modo di leggere, rileggere, parlarne e scusatemi, mi crea dolore, è una brutta pagina, Arcari, insomma io non le accetto queste cose, soprattutto perché abbiamo capito tante cose di Andrea, tante cose degli altri, abbiamo capito la durezza di questo sport che a volte diventa durezza assoluta, invincibile. Non volevo parlare, grazie Enrico. Direi che è una serata di ricordo dell'Andrea brillante, dell'Andrea di valore internazionale, che forse qui in paese non è arrivata bene questa idea, insomma, di quello volevo parlare. Una cosa che invece vorrei sottolineare, che anche tu hai trattato, è quello del Petit Rue, Franco Citterio, dove sei? Ecco, del Petit Rue noi abbiamo una piccola versione paesana. Il Petit Rue è un... cos'è? Un cilindrone, un grande triangolo, cos'è? È una parete francese in Aguglia e io ho avuto la fortuna di fare la Oeste e la Bonatti. Mi dai una misura in altezza di questa parete? Ovest è 1400 metri. Allora noi ci troviamo, grazie mille Arcari, noi ci troviamo a 4000 metri, sì, di fronte, ecco, di fronte a un lastrone di roccia di 1400 metri. Questo pezzo di Monte Bianco che si guarda dalla parte francese da Gressoney è una cosa che, vabbè, insomma, lo trovi sul Monte Bianco in Europa, ma non lo trovi più. E i tre italiani, Oggioni, Ajazzi e Bonatti, avevano deciso di affrontarlo come si fanno le cose difficili. Cioè, si trattava, correggimi se mi sbaglio Franco, anzi adesso lo dici tu, di attrezzare la parete, cioè cominciare a inchiodarla. Insomma, cominciare ad attrezzarle in modo tale che poi quando si affrontava ci fossero già degli appigli. Dico bene, Maurizio? Dico delle sciocchezze clamorose. Vabbè, adesso le racconto. Si trattava di portare avanti il lavoro. E il lavoro fu affrontato da tutti e tre in comunanza di intenti, d'accordo che poi l'avrebbero affrontata e conquistata eventualmente tutti e tre. Purtroppo il tempo si guasta. Il tempo si guasta e allora Oggioni e Ajazzi tornano a casa, mentre quel donnaiuolo di Bonatti, che aveva la fidanzata in loco a Courmayeur, rimane a Courmayeur. Vai avanti tu, Franco, per favore. Soprattutto mi devi spiegare l'atteggiamento della domenica di Oggioni, d'accordo? Quello mi interessa. Dunque, questo è un particolare che... È difficile da narrare, è difficile da ricordare,
Comunque, come ha detto Franco, Bonatti, Oggioni e Ajazzi avevano attrezzato la via al Drù. Sopraggiunge il maltempo e sono obbligati a scendere. Bonatti rimane a Kermayer, Ajazzi e Oggioni ritornano a casa. Succede che la domenica, perché anche lì Andrea, nelle domeniche che non andava ad arrampicare, nelle domeniche che rimaneva a casa, noi avevamo la sede del CAI alla Democrazia. E lui veniva lì e poi si metteva vicino alla radio ad ascoltare la trasmissione del calcio della domenica, perché era juventino lui, no? E tutto ad un tratto si interrompe la trasmissione e una notizia del giornale radio dice: Bonatti è da solo sul Drù. Cioè, successo che arrivato bel tempo, Bonatti ha attaccato, perché per un buon tratto era attrezzato da quello che il lavoro che hanno fatto prima. Come ha sentito questa notizia, ho visto Andrea piangere perché era estremamente dispiaciuto del fatto che ci credeva a questa salita, ci credeva alla possibilità di svolgerla, ma purtroppo le cose sono andate così. È vero, Arcari, che alla fine Bonatti era uno scorpione solitario. Ma non dico uno scorpione. Solitario. Era un polemico. Era un leader. Era un polemico. E io glielo dicevo sempre: ma Walter, cosa continui? Ma lascia perdere, no? Perché mi vedeva a me e mi diceva: tu sei sempre in giro per il mondo. E io gli dicevo: tu sei sempre a casa, non riesco, cioè. Ma lui era polemico. Una sera eravamo in Brentelli, c'era anche mia moglie, e c'era su, siamo andati a parlare del Gran Capucin. Sai che Capucin, gli scoiattoli, dopo che Bonatti l'aveva fatto, sono venuti qua e l'hanno fatto in giornata. La Ciadelli, Ghedina, Lorenzi, gente abituata a chiodare, gente che era in lavoro. E lui era polemico: non è vero che l'hanno fatto, non è vero che gli hanno... E io gli dicevo: ma Walter, quelli là sono dei maestri a chiodare, tu avevi 21 anni, nessuno ti ha detto che non sei bravo, sei bravo a farlo, però hai 21 anni rispetto a loro. Grazie. Ho voluto fermarmi un attimo su questo episodio. Perché? Perché per caso 2 mesi fa ho fatto qualche giorno di vacanza proprio a Gressonei e siamo saliti col treno a cremagliera su fino ai 2000 metri dalla Mer de Glace, che purtroppo... Chamonix, e vabbè. Siamo saliti a vedere questo ghiacciaio che per la cronaca viene via come burro al sole, una cosa, vabbè. Però lì c'è proprio una sorta di Hall of Fame, di salone della fama dei grandi scalatori francesi. Tutta una serie di grandi foto che ti accompagnano fino all'ingresso della Mer de Glace. Ebbene, una di queste foto riguarda Walter Bonatti, che è in trionfo in mezzo a questi francesi osannanti, appena ridisceso da questa impresa. Che, parliamoci chiaro, per dare a Cesare ciò che è di Cesare, non è una cosa semplice. Questo qui ha fatto 6 giorni e 5 notti in parete, ed ecco la famosa parete che lo spinge a un certo punto a non avere né vie di discesa né vie di salita, per cui lui è lì che penzola nel vuoto e non può né scendere né salire. E la leggenda vuole, anche lui l'ha confermato, che a un certo punto abbia fatto una sorta di grosso nodo in cima alla corda, ha visto una specie di sperone sporgente
e nel tentativo di lanciare la corda in questo sperone, dopo l'ennesimo tentativo c'è riuscito, il nodo ha retto e lui è riuscito a trovare una via d'uscita verso l'alto che gli ha consentito di conquistare la cima. È certamente una grande impresa, in solitaria, 6 giorni, 5 notti. Però Andrea ha pianto e questo mi sembra un prezzo molto elevato. Ora, vabbè, dovremmo aver detto tutto o quasi. Mancherebbe, caro Citerio, mi stupisco di lei, mancherebbe la pagina, come dire, mondana. Cioè, ma non abbiamo parlato di donne qui. Cioè, neanche una donna, neanche una. Cioè, Andrea Ogioni cosa faceva? Guardava solamente la grigna. Erano talmente impegnati a fare le cose importanti che le donne passavano in seconda linea. Era così. E difatti, quando le donne hanno preso il sopravvento, gli uomini sono... Infatti, vedi che non c'è più nessuno. No, scusatemi, una scemata. Non abbiamo parlato del Frenè e l'ho chiesto e grazie ancora. Però gradirei una cosa, che almeno una persona tra di voi, magari abitante di Villa Santa da 20 anni, da 10 anni o giù di lì, che si è sempre chiesto come mai a Villa Santa esiste una piazza intestata ad Andrea Ogioni e una delle due scuole elementari intestate a questa persona, che non era un garibaldino, che non era un... era uno di noi. Ecco, io spero che questo signore o questa signora questa sera abbia non solo compreso, ma anche apprezzato il valore di queste intitolazioni a un villasantese piccolo ma molto molto grande. Noi avremmo finito qui. Se però c'è qualche curiosità, risvolto, domanda, sarebbe anche divertente sentire questi signori testimoni se riescono a rispondere. Io sono molto contento di aver visto, è stato uno spettacolo straordinario. Grazie mille, arrivederci.